Davide Caparini, ancora attacchi da parte dell'UNAR di razzismo e discriminazione alla Padania. Lei come risponde? Ma c'è una pericolosa area di repressione e di volontà di controllo della libera opinione e di censura. L'UNAR è un ufficio all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fa parte degli enti inutili in quanto le persone che la compongono vengono pagate per controllare quello che viene detto, scritto su media nazionali riguardo a presunti attacchi razzistici o discriminatori che nella stragrande maggioranza dei casi non esistono. Dopodiché qualora si verificassero, ovviamente per questo c'è la magistratura, c'è la parte lesa che querela, che denuncia e c'è chi ovviamente si difende poi in tribunale. Quindi tutto ciò non ha nulla a che fare con la libera informazione, tutto ciò non ha nulla a che fare con l'espressione delle libere opinioni e quindi prima di tutto aboliamo questo UNAR e mandiamo a fare lavori socialmente utili queste persone che addirittura usufruiscono di un ufficio monitoraggio stampa con dei costi esorbitanti. E dopodiché ripristiniamo un principio che è quello della libertà di opinione, della libertà di pensiero, della libertà di espressione che in questo paese vediamo sempre più messo in discussione.